Ci siamo ragazzi, ci siamo, siete pronti? Buonasera, benvenuti! Ah, io mi diverto sempre tantissimo a mettere la sigla di Ok, prezzo giusto! Buonasera, ciao Gabri, ciao Marplavica, Marcello Getto, ciao Gabri, buonasera, ciao ragazzi, ciao Giuseppe! Questa sera abbiamo con noi un ospite speciale, abbiamo Luca Serpenti qui, ospite live tra pochissimo, il tempo di collegarci con lui, siamo anche in perfetto orario, oserei dire, Max Pezzali Forever, ciao bello, Raspini Giulia, ciao, sera, ah no era sera Carlino, pensavo fosse tipo una sera, buonasera. Io sto abbastanza bene, voi come state? Sono andato a farmi una bella passeggiata col mio cane e mi ha rigenerato, finalmente direi, che era da un po' di tempo che non lo facevo. E come vi dicevo, tra pochissimo, giusto il tempo di collegarci insieme, avremo qua ospite con noi Luca Serpenti, bassista di Max Pezzali, faremo davvero una bellissima chiacchierata insieme. Anzi, magari ne approfitto anche per mandargli un invito alla live, mandato. Io sono Edo, questa è una live su FM Pezzali, ringrazio sempre i gestori, nella fattispecie ringrazio Giuseppe per l'occasione, la possibilità, essendo io ospite su questa pagina e occupandomi di un'altra pagina che si chiama Viva gli anni 90. Gabri dice che sta bene e ha mangiato di fretta per seguire la diretta, bravissimo. Lucy tutto ok, fantastico. Lucy Conticina che vorrebbe entrare ma non possiamo perché dobbiamo aspettare che arrivi il nostro Luca, che è troppo figata, sta musica mi carica di brutto. Ciao Mattia Toffoli. Se avete delle domande da fare a Luca durante la nostra live, vi invito caldamente. Ah, c'è, è arrivato. Ok, perfetto. Allora mi preparo anche per mandare la live su Facebook. Guardo se è tutto a posto. Dovrebbe essere, vedo che ci sono un po' di problemi di linea per quanto riguarda Facebook, ma ce la facciamo andare bene. E allora trasmettiamo. Luca Serpenti che sta arrivando. Ciao Gioia, eccolo! Eccoci! Hola Peppa, buongiorno, buonasera! Saluti, ciao Edo, piacere! Ciao Luca, piacere mio, come stai? Tutto bene, tutto molto bene, in diretta dallo studio Serpenti Music, dove io lavoro in quarantena ormai da anni. Hai prodotto qualcosa in questo periodo, con tutta quella strumentazione? Siamo sempre al lavoro, e purtroppo quello del produttore è un lavoro che si fa al chiuso per la maggior parte del tempo. E quindi nessuna differenza rispetto a prima? Pronto? Mi viene da dire pronto, perché... Mi senti? Sì, ti sento. Dicevo, nessuna differenza rispetto a prima, vero? No, oltretutto io ho due bimbi piccoli, una bimba di 4 anni e un bimbo di 1 anno, quindi diciamo che la vita sociale non è la priorità in questo momento. Ah quindi... no, giustamente, sì. Giustamente, sì, infatti immagino. Però insomma, con la musica si tira avanti alla grande, quindi siamo molto contenti. Allora dai, io ho un sacco di domande, poi ovviamente certo. Invito tutti quelli che ci stanno seguendo a mandarci le domande con il punto di domanda che c'è sotto, così almeno le leggiamo e non le perdiamo nei commenti. Se tu nel frattempo in qualche commento vedi qualcuno da salutare che vuoi insomma citare, fai pure quando no, certo. Come sei comodo, ok? Certo. Già subito partono con le domande, vedi va. Ragazzi. Però le terrei per dopo. Come sei entrato alla corte della famiglia Max Pezzali 883, ovviamente c'è la prima domanda a cui giustamente bisognerebbe rispondere. Dai, partiamo da quello. È tutto iniziato in maniera abbastanza casuale, nel senso che io ho lo studio di registrazione, faccio questo mestiere di produttore musicale qui a Milano dal 2005, quindi insomma un po' di tempo. Sono da tanto tempo amico di Sergio Maggioni, che è stato chitarrista di Max Pezzali nella tournée, se non ricordo male, del 2011.
e nonché anche produttore di un po' di tracce per Max. E in quel periodo lui cercava uno studio di registrazione dove sviluppare una canzone di Max, che poi sarebbe stata Ragazzo Inadeguato. E niente, io avevo lo studio libero. Tu sai che hai detto Ragazzo Inadeguato, già sotto inizieranno a scrivere l'anno, il giorno, il mese, perché abbiamo delle persone super preparate. No, no, certo, sì, anch'io faccio fatica, perché comunque è passato un po' di tempo. Se faccio qualche errore possono correggermi tranquillamente. Sì. Vedi, sì, infatti Sergio era dal 2010 al 2012. È stato chitarrista di Max. Niente, mi ha chiesto di dargli una mano, cioè aveva bisogno di uno studio per appunto finire la produzione di Ragazzo Inadeguato. Ci siamo messi al lavoro, ci siamo subito trovati in grandissima armonia e alchimia. E poi è successo che durante la produzione c'era bisogno di suonare il basso. E sa che dovremmo registrare il basso. E ho detto, ma io sono bassista, posso registrarlo io se vuoi. E ho registrato il basso. In quel momento è arrivato Pierpaolo Peroni, il Pierpa, che è appunto il manager di Max insieme a Claudio Cecchetto, e mi ha detto, ma tu sei bassista e allora vuoi venire a suonare con noi per il prossimo tour? Perché e la tua risposta qual è stata? Certamente, poi io, cioè, fai conto che sono dell'82, classe 82, quindi nel 92, quando è uscito Non ci sono Moragno, è stato il mio primo anno di campo estivo, diciamo, da indipendente, no? Perché i miei genitori mi avevano mandato da solo a fare questo campo estivo, e usciva Non ci sono Moragno degli 883, ed è stata, diciamo, la colonna sonora del mio passaggio all'adolescenza. Cioè, quindi, quando mi è stato proposto di suonare con Max, è stato ovviamente accettato con grandissimo entusiasmo. Tanto se vedi qua, che sembra che ci sia l'annunciazione, è il sole che sta scendendo, sì, e sembra che stia arrivando l'arcangelo. Un effetto di Instagram. No, è la finestra, te lo giuro, guarda. No filter, ma è molto figa, succede una volta al giorno. È molto bella questa cosa, quindi è stata una coincidenza il fatto, sì, che tu abbia iniziato... Fai conto che non sono un musicista virtuoso, un bassista, cioè io sono principalmente un produttore, con l'ausilio del computer suono, registro e faccio canzoni. Poi avevo una band con cui ho iniziato a suonare alla fine anni 90 e suonavo il basso, quindi diciamo che il mio strumento di... Quindi la tua passione, la tua passione primaria non era propriamente il basso, non è propriamente il basso, è quella della... Ovvio che tu sei anche bassista, ma è quella della produzione musicale. Sì, 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 io sono principalmente bassista, tanto che il progetto Serpenti, che è appunto il progetto che ho io dal 2006, è proprio un progetto che è nato con l'idea di fare tutto col basso, cioè avere un beat di batteria elettronica, poi sviluppare tutto quello che potevano sembrare chitarre, tastiere, utilizzando il basso elettrico. E, insomma, quindi principalmente diciamo che il 70% del tempo lo passo col basso in mano. Però poi ovviamente col tempo mi sono anche un po' avvicinato al mondo dei sintetizzatori, di tutto il resto, e ora sono qui contornato da macchine. Guarda, mi segno una domanda per dopo, guarda, questa me la segno, perché c'è proprio, visto questa tua passione, questa tua professionalità, c'è una cosa che ti devo chiedere. Tu non sei propriamente di Milano, mi pare di capire. No, io sono nato a Bari, sono stato a Bari fino appunto al 2005, anche se dall'inizio, dal 2000 ho iniziato a frequentare Milano proprio per produrre i primi due dischi che ho fatto con la mia vecchia band, che si chiamava Ultraviolet, e poi nel 2005 ho deciso di trasferirmi definitivamente a Milano per ovviamente poter lavorare con la musica. Ovviamente farlo da Bari è possibile, farlo da Milano è un po' più facile. Vabbè, certo. Ma senti, allora tu hai detto che per caso c'è stato questo incontro, c'era bisogno di un bassista, tu eri bassista, e avevi proprio il destino a volte che probabilmente mette insieme le cose. Sì, sì, no, è stata una coincidenza, niente male. E quando è avvenuto poi il tuo primo incontro con Max, te lo ricordi? Che emozione? Cioè, tu che opinione avevi di Max Pezzali come musicista? E avresti mai pensato, avresti mai sognato di fare una cosa del genere? Cioè, decisamente è stato... gli 883 sono, come ti ho detto, uno dei miei gruppi idolo da quando ero piccolo. Quindi, ovviamente, anche incontrare Max è stata una cosa che all'inizio mi metteva un po' in soggezione. Perché... Però ti devo dire che noi ci siamo incontrati direttamente in sala prove. Perché io ho studiato le canzoni che ovviamente erano state selezionate per il tour, che era quello di Max 20.
quindi era insomma una bella quantità di canzoni. E poi ci siamo visti, tra l'altro non conoscevo praticamente nessun altro della band, perché comunque Sergio, il chitarrista, che non avrebbe suonato poi durante quella tournée lì, quindi ho conosciuto. Che era il tuo contatto? Sì. Lui era, insomma, era stato chiamato a suonare, però poi per questioni lavorative aveva preferito fare altro. Quindi mi sono praticamente conosciuto tutti durante il primo giorno di prove. Per me, diciamo, è stato abbastanza emozionante. Ti devo dire che con Max è stato, diciamo, subito un grandissimo affetto e amicizia a prima vista, ma non per altro, perché Max è proprio una persona di una tale tranquillità, spontaneità, che ti mette subito a tuo agio, cioè come se fossi suo amico da tanto tempo. Hai fatto l'unplay, perché praticamente tutti quelli con cui abbiamo parlato hanno confermato una serie di lati, di aspetti positivi e belli di Max, che sì, messi tutti insieme ci hanno fatto ancora di più capire quanto sia una bella persona. Chiedo anche a te, è vero che Max sa tanto di tutto? Sì, no, quella è una cosa abbastanza inquietante, tra virgolette. Perché, no, ma poi è anche bello, perché comunque puoi parlare con lui di tutto. Poi, ovviamente, all'interno della band ci siamo trovati in tanti ad essere non solo musicisti, ma anche produttori. Quindi appassionati a 360 gradi di strumenti, plugin per fare musica, roba informatica. Ovviamente smanettoni nerd della musica. Un circolo nerd di un certo livello. E ovviamente con Max si fa presto a far scattare questo tipo di dinamiche di discorso. E qua qualcuno mi chiedeva, com'è il rapporto con Max? Cioè, vi sentite? Adesso per immaginare, ci si manda i messaggi su WhatsApp, com'è che... Ma guarda, Max è una persona abbastanza riservata, nel senso, noi ci frequentiamo principalmente quando si tratta di suonare, di fare dischi della tournée, però ovviamente ci siamo incontrati anche in altre casi, cioè lui ci ha invitato al suo compleanno o all'inaugurazione della sua hamburgeria a Pavia, ci vediamo spesso alle feste di compleanno del Pierpa, di Claudio Cecchetto, insomma, c'è sempre occasione per potersi rincontrare, quindi... No, guarda, io invito tutti voi ragazzi, mandate le domande col punto di domanda, le leggiamo tra un pochino, però mettetele tutte, cioè usate l'apposito tasto, perché poi ce le perdiamo con i commenti. Se non vedete i saluti, e non è per maleducazione, perché le cose da chiedere sono veramente tante, sappiate che li guardiamo, li leggiamo, quindi anche il saluto credo che Luca lo veda. Sì. Cioè, però... l'amico paduano, che è sempre una... Vedo che fanno anche delle domande molto tecniche, anche del setup preferito, il tuo setup preferito per i live è quello che utilizzi con Max, vedi, anche cose un po' tecniche. Vabbè, guarda, vi faccio vedere subito i due bassi che ce l'ho qui accanto, ecco, questo è il mio storico Fender Jazz del 97, eccolo qua, e l'altro basso che ho utilizzato è un altro Fender Precision, questo è un po' più rock anche come aspetto. Il basso ha quattro corde solitamente, però c'è chi... Faso di Elio Le Storie Tese forse suonava anche quello a sei corde. Sì, esatto. Io che sono un bassista abbastanza rock, uso principalmente quello a quattro corde. Cambia qualcosa poi? Guarda, principalmente il basso a cinque corde ha una corda che ha delle frequenze più basse. Per esempio, sulla Dura Legge del Gol, nella canzone originale, serve la corda bassa che fa la nota di re. Che ovviamente però io ho ovviato facendola un'ottava più alta con quattro corde. Alla fine. Ma si nota tanto? Cioè, no, vabbè, tieni conto che poi suonando nei palazzetti l'acustica è sempre un po' complicata da gestire, quindi avere note troppo basse è meglio evitarlo. Quindi, cosa fa? Rimbombo? Fa più... certo, cioè, essendoci tutta quell'altezza e tutto quello spazio c'è sempre molto rimbombo. Ovviamente le frequenze basse, che sono quelle che spostano più aria, tendono a incasinare un po' di più. Quindi ti è andata bene, così puoi farlo con l'accordo. Sì, no, l'ho usata come scusa quella di non avere cinque corde. Ragazzi, siamo in un palazzetto. Ma non mi sembra il caso. Non lo porto nemmeno il basso. Esatto. Quale canzone... corde. Quale canzone preferisci del repertorio Max Pezzali, e quale, non è detto che sia la stessa, ti diverti di più a suonare? Allora, vabbè, la mia preferita per una questione di affetto è Non ci sono Moragno, perché come ti spiegavo è la prima. Cioè, ovviamente, Come mai, perché anche lì i primi balli, sai, i primi lenti che si ballavano alle medie su Come mai mi hanno ovviamente segnato. I limoni. Esatto, anche dal punto di vista sentimentale.
La dura legge del gol è un pezzo che anche mi piace molto proprio per come è scritto e come è strutturato a livello armonico, che è molto semplice ma molto coinvolgente. E poi devo dire che è più divertente, ma anche per come veniva inserito all'interno della scaletta del tour, era con un deca. Praticamente, sì. Ah, lì quando parte il riff di sassofono c'era cannoni, salti, insomma, diciamo che era il pezzo un po' più movimentato e divertente è anche molto bello da suonare dal punto di vista del basso. Un momento un po' più di spettacolo. Quindi... Sì, ma anche insomma, un po' più scuro dal punto di vista di arrangiamento, un po' più rock, insomma. Però ovviamente poi tieni il tempo, nord, sud, ovest, est, ci sono una valanga, anche quello è il bello di suonare con Max e gli 883, appunto avere un sacco di pezzi coinvolgenti che tutti conoscono scatta la festa, scatta A proposito di spettacolo e coinvolgimento, dimmi se riesci a vedere questa cosa, e non so se si sente anche l'audio. Sapevo che sarebbe giunto. Si sente l'audio? No, non si sente l'audio, ma lo conosco a memoria, perché... Io lo sento. Potrei notare che era principalmente il pubblico femminile che... Io non sento, solo un secondo perché io Vai, vai, vai. sento un casino enorme. Ok, non so, scusami, tu vedevi e basta o sentivi anche? No, ho sentito nel momento in cui il pubblico femminile ovviamente ha... Perché io non ho più i timpani, perché No, no. ho sentito tutto nelle orecchie al massimo volume. Questo video qua, non so se tutti l'hanno riconosciuto, ce ne puoi parlare un attimo? Ma sì, certo. Allora, prima di tutto, quello era il primo concerto che ho fatto a Bari con Quindi a Max. casa tua. Esatto, giocavo in casa. Io e Claudia, che non solo è la mia compagna, adesso mia moglie, nonché mamma dei miei due figli, e anche la cantante del progetto Serpenti, quindi diciamo, nonché cantante del mio primo gruppo, ci conosciamo dal 97, e era già pianificato il nostro matrimonio, che è stato nell'ottobre del 2016, però diciamo che abbiamo pianificato tutto, ma io non avevo mai fatto una proposta ufficiale. Quindi insieme al Pierpa e a tutta la band e a Max ovviamente c'è stata l'idea di fare una proposta direttamente sul palco e devo dire che è riuscita bene perché lei non ha capito niente fino a quando non mi sono inginocchiato con l'anello. Cioè, lei è venuta sul palco perché tu le hai detto sali, lei non si è fatta troppe menate ed è No, sentita. a dir la verità, io ovviamente ho fatto. La scusa è stata quella di Max che mi ha fatto fare un discorso per ringraziare Bari. Sembrava un po'. Poi, ovviamente, ho ringraziato tutta la famiglia, i miei amici. Claudia l'ho ringraziata per ultima, infatti. E appena l'ho ringraziata e l'ho invitata sul palco, c'era Nico, che è diciamo, il bodyguard, tra virgolette, di Max, che l'ha prelevata di peso e l'ha trasportata sul palco per evitare, ovviamente, anche problemi logistici per arrivare fino al palco. Max, ovviamente tutti sapevano tutto, Certo, tranne tutti lei. sapevano tutto tranne la povera Claudia, che tra l'altro era anche già incinta, quindi è stato. E C'è come, stato sai quelle cose molte. che il ginecologo, il dottore consigliano, no? Di prendere Sì. quelle emozioni forti durante la gravidanza. Esattamente. Vabbè, no, però tutto liscio. No, E che emozione è stata per te? È stata bella. no, bella, sì, ovviamente, bella, bella tosta, però Anche insomma. perché ho visto che non c'era tanta gente. No, infatti, diciamo che l'eco poi. Si è fatto sentire soprattutto nei confronti dei miei amici maschi, che ovviamente mi hanno maledetto perché poi tutte le loro fidanzate hanno. Hai visto? Hai visto? Hai visto che lui va a suonare con Max Pezzali, si fa fare la dichiarazione sul palco e tu Hai visto? no? Hai visto? Era il Esatto. 2013 o 15? È 2015 quello era Il 2015. 2015. Il tour di Astronaut Max, sì. Vedo che Gabri ha le viola, veramente sa qualsiasi cosa. Infatti aveva detto, era il Palafiori a Bari, ha detto Esatto, forse sì. anche la data aveva scritto, mi pare, il 13 ottobre. Sì, era ottobre, esatto, 13 ottobre. Pazzesco, qua abbiamo delle enciclopedie È praticamente umane. un anno prima del matrimonio, diciamo, è stato anche in tempo. Ecco, Ottime cose. guarda, Giuseppe, che è il papà di FMP, dove ci troviamo adesso, io sono soltanto, vengo usato solo per il mio corpo, io sono un pezzo di carne. Giuseppe era presente in quel momento, Ah, grazie. proprio a quel concerto, il video che hai visto era il suo.
l'ha fatto lui. E lui nel 2016, io leggo perché qua non voglio sbagliare, perché qua lui è molto preciso. Nel 2016 ti intervistò per il sito, okay, e ti, certo, chiese di come è cambiata la tua vita da quel giorno. Ora, che loro ti vorrebbe chiedere, come è cambiata la tua vita dopo il tuo matrimonio? Bah, Bene, è migliorata. Sì, no, no, certo, è sempre meglio, è di bene in meglio ogni giorno. No, 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 come ti dicevo, con la mia ragazza, la chiamo ancora la mia ragazza, mia moglie, condividiamo anche la passione della musica, perché poi scriviamo insieme, produciamo insieme, quindi, insomma, siamo in totale sintonia. Quindi siamo anche al secondo figlio, quindi c'è, cioè, più di così. No? Secondo figlio quando è arrivato? È arrivato a distanza precisa di 3 anni dalla prima, perché sono nati lo stesso giorno i 2 bimbi, un anno fa praticamente, è nato l'8 aprile, sì, hanno compiuto lei 4 anni e lui 1 anno da poco. È il momento dove inizia a essere interattivo questo, dove inizia, sì, a fare le prime cose. Quindi... Ah, poi lo vedo anche lui molto nerd e smanettone, proprio... A un anno? Sì, no, è molto, cioè, sa già sulle tastiere quali sono i tasti da spingere, no, per accendere, cambiare gli strumenti. Sì. Ma davvero? E com'è? E la musica gli piace, quindi balla? Beh, sì, per adesso balla su qualunque... E poi devo dire che io non sono per niente un ottimo cantante, proprio, diciamo che dal punto di vista musicale è la mia ultima capacità, quella di saper cantare. Eppure lui ha 1 anno e, diciamo, il mio fan numero 1, è l'unico che riesce a sopportarmi, che sorride mentre canto addirittura. Ma bisogna capire se sorride o ride, quello devi capirlo. Vabbè, quello, no, però diciamo che lo sguardo è abbastanza innamorato. Quindi... Perché nel tuo progetto tu canti anche? No, io non, mi è stato vietato categoricamente. No, vabbè, mi occupo della musica e... Claudia canta. Quindi quando canti per i fatti tuoi, quando in casa canti, no, ma per lui? C'ho sempre provato. Poi fai conto che scrivendo le canzoni, quando tu sei con una persona con cui scrivi e ti viene in mente una melodia, gliela devi ovviamente esplicitare. E molte volte quello che è la mia testa non è precisamente quello che esce dalla mia bocca. per questioni, non so. Quindi... Ma perché sei un artista? Sì. Gli artisti devono essere un po' naif, un po' particolari. Sì, infatti deve essere un po' chi ascolta che deve capire. È scritto tra le righe, d'altronde le note sono tra le righe, no? Esatto. Beh. Allora, intanto salutiamo qualcuno di Facebook, perché non ho avuto il tempo. Saluto, qua non so, tu aiutami, magari mi sai dire come si dice, come si pronuncia, Carole? Come si pronuncerà? Carol alla francese. No? Alla francese. Ah, Carol. Aurora, ciao Maria, sono tantissimi. Max, Pasqua, ti dice che sei mitico. Non so, chiede, quando uscirà l'album? Non so se l'album del tuo progetto può essere? Io adesso ho il progetto Serpenti, che ovviamente dico a tutti di seguirci sul nostro Instagram, facciamo un po' di pubblicità. Col progetto Serpenti noi abbiamo fatto l'ultimo disco, è uscito nel 2012-2013, a cavallo del... E poi ci siamo fermati perché abbiamo iniziato una carriera. Io ho iniziato a suonare anche con Max dal 2013 e poi abbiamo iniziato anche una carriera come autori e compositori per altri. Però adesso io e Claudia ci siamo appunto rimessi a tirar fuori canzoni. È uscito un singolo a febbraio di quest'anno che si chiama I giorni di Ulisse, e penso che nel giro di un mesetto uscirà un altro singolo. E poi piano piano, singolo dopo singolo, arriveremo al disco, spero entro un annetto. Ah, quindi dai, manca poco. Ma un annetto, rispondo a... Luca chiedeva, ma vengono letti i messaggi su Facebook? Questa è la dimostrazione che vengono letti. Non subito, magari, ma vengono letti. Vabbè, c'è da seguire un po' Perché c'ho un po' di regie da fare. Immagino. Carmine, Fedele, che ti saluta anche lui, super mega salutone. Anna Derita, anche lei, che ti manda i saluti. Lei è un immancabile fan di Max e degli 883, insomma. Okay. Allora, sempre Giuseppe, tornando un po' indietro negli anni, voleva sapere se ci vuoi raccontare qualcosa dei tuoi inizi, quando tu hai iniziato a 15 anni con la tua band, di Ultraviolet. Come ti sei avvicinato al basso e come ti sei avvicinato alla musica? Certo, allora io ho iniziato quando ero piccolo i miei genitori mi hanno fatto fare un po' di pianoforte, perché avevamo questa signora anziana, amica di famiglia, che insegnava pianoforte, e quindi ho iniziato a dedicarmi al piano.
Solo che dopo un paio d'anni di musica classica, ripetizione, perché non, ovviamente la signora, essendo un po' in là con l'età, mi proponeva tutte robe abbastanza classiche. Eccetera. Eh beh, sì, era tutta roba di solfeggio e di roba classica, anche abbastanza un po' pesantina. Per conto che quando gli ho chiesto di fare un pezzo un po' più allegro, mi ha proposto la gavottina della bambola, un pezzo... Sì, una roba... Quello per lei era, diciamo, il death metal del pianoforte. Quindi ho pensato anche di cambiare strumento e ho iniziato a strimpellare la chitarra. Da lì, la voglia di imparare uno strumento e avendo provato il basso, mi piaceva. Io sono da sempre un grandissimo fan dei Red Hot Chili Peppers. Quindi da fan dei Red Hot Chili Peppers, il bassista Flea, che è uno dei personaggi del rock, tra i più importanti a mio parere, mi ha spinto a dire basta, voglio imparare a suonare il basso. Quindi ho iniziato a fare lezioni di basso, però anche lì mi è andata male perché ho trovato l'insegnante jazzista. Che ovviamente qua siamo anni 90, giusto? Sì, per forza. Sì, era più o meno il 96, 95-96. Era il boom anche dei Red Hot, più o meno. Era proprio il periodo, non so, anche dell'ospitata durante la puntata dei Simpson, cioè questi di successo. Niente, quindi dovendo fare il mio primo saggio di basso dopo un anno di lezioni, mi è stato detto di dover suonare Equinox di John Coltrane, che è abbastanza uno standard classico del jazz. Quindi per imparare il pezzo mi reco nel negozio di dischi di fiducia per comprare il CD col basso a tracolla. E lì c'era il figlio del proprietario del negozio che mi ha visto col basso e mi fa: ma tu suoni il basso? Ho detto sì, vuoi venire a suonare con noi? È stata questa domanda che mi fanno. Adesso te la fanno tutti questa domanda. Forse si fida, non so per quale motivo. E la faccio da musicista, da bassista consumato. però io lì avevo 15 anni, quindi già tornare a casa e dire ai miei genitori: guardate che da domani inizio a suonare il basso, comunque con questi ragazzi che erano più grandi e che andavano a suonare tipo dalle 8 di sera a mezzanotte. Però i miei, sono stati abbastanza... hanno avuto fiducia. Ci vuole tanta fiducia in proprio figlio. Sì, c'è stato anche l'altro step, quando dopo aver preso la laurea ho detto: vabbè, io la laurea l'ho presa, però adesso non faccio musica. Quindi, ho la prima firma del mio primo contratto discografico, i genitori devono laurea, essere... Laurea in? In comunicazione. Siamo colleghi, anch'io. Una laurea abbastanza... Vai, che poi mi piaceva anche proprio per una questione di tematiche legate alla pubblicità, tutto è un bel mondo. E niente, quindi c'è voluto un po' di fiducia da parte dei miei genitori, però sono contenti. Ti sei tolto delle belle soddisfazioni. Hai collaborato con tanti musicisti, cantanti. Riusciresti a dire... con quale ti sei un po' o trovato meglio, hai trovato un feeling maggiore, o ti sei semplicemente divertito di più, magari in un tour, in qualche disco? Beh, guarda, fai conto che io come musicista dal vivo ad alti livelli ho praticamente suonato solo con Max. Quindi ovviamente l'esperienza Max Pezzali 883 per me è l'apice l'apicella. Però poi invece per l'altro tipologia di lavoro che faccio, che è produttore e autore, ho avuto a che fare con un po' di musicisti e ti dirò che stranamente ho scritto dei pezzi con Benji e Fede. Che inizialmente pensavo, ovviamente vedendoli giovani, così un po' scanzonati, ho sempre pensato questi qua... Due veloci che ti fanno scrivere le canzoni. Invece devo dire che lavorando con loro sono veramente due ragazzi che ci mettono una valanga di impegno, di passione... ma proprio anche da un punto di vista quasi imprenditoriale, bravi, cioè proprio oltre che seri sono bravi. Fede è un cantante, Benji è uno che si sbatte, cercano di pianificare tutto, sono proprio due ragazzi che ci danno dentro. Non ti fa incazzare un po' vederli belli, bravi, seri, professionisti? Ma porca...
gli puzzerà l'alito, non so. Ecco, ah, bravo. No, ma penso nemmeno quello. Nemmeno quello. Tutti i denti dritti, bianchi, perfetti, il ciuffo che... No. Io non so come si fa neanche a metterlo a posto. No, beh, dai, tu sei messo bene. No, poi, oh, vabbè, poi con i serpenti abbiamo fatto una collaborazione con Enrico Ruggeri, perché... lui a un certo punto ha voluto far uscire questo disco con dei suoi successi del passato rifatti da artisti emergenti. Noi avevamo l'idea di cantare Tenax, che era un pezzo che non era cantato da lui, ma lui aveva scritto, e quindi è venuta fuori questa collaborazione un po' elettropop. Tenax lo cantava, chi era una donna? Aspetta, chi che lo cantava? Mi sfugge Tenax, il nome. Tenax? Porca miseria, adesso vado a cercare. Vabbè, fai una ricerca, vediamo se sei più veloce tu o chi ci sta guardando. Mi è uscito qualcosa tipo dei... credo dei... Aspetta. Non lo so, mi è uscito tipo dei Salva Sleep. Eh sì, quella è Tenaledix. No, vabbè, Tenax non l'ho trovato, non lo trovo, perché mi esce quella di Ruggeri. Diana Ruggeri... Est, ecco. Ah, ecco. Però è uscito Enrico Ruggeri e Serpenti. Esatto. Poi la nostra versione, che insomma è stata... ha avuto anche un buon riscontro dal punto di vista discografico. Basta. Poi ultimamente ho collaborato con Francesco Renga, che è anche super simpatico, ma l'avevamo anche già conosciuto tramite Max, perché sono molto amici. Insomma, ci diamo da fare. Beh, sono belle soddisfazioni. E sì, sì, quella di Max Pezzali è stata, la reputi una scuola, ti è servito proprio anche per crescere professionalmente. Ma sì, guarda, per me che venivo da anni di concerti fatti con Serpenti, in cui si organizzava tutto do it yourself, cioè tutto da te. Tutto. Carica il furgone, arriva sul posto, scarica il furgone, monta il palco, suona, smonta tutto e torna a casa. Passare da questo a doversi preoccupare, cioè ti devi preoccupare di fare bene la tua parte, come è giusto che sia, nel senso, sai quante volte ho fatto dei concerti stanco, perché ovviamente dovevi e non ho dato il meglio di quello che potevo sul palco. Certo. Invece è molto importante concentrarsi su quello che bisogna fare per poterlo fare al meglio. Quello in primis, ovviamente, è una figata dover poter arrivare sul palco e trovare già tutto pronto. Però, insomma, è anche poi bello fare amicizia con chi ti aiuta dal punto di vista tecnico. È figo così, anche perché vuol dire che hai a che fare con professionisti e impari anche dai tecnici, impari certo. Dai tecnici del suono. Io, guarda, avevo fatto, diversi anni fa, avevo fatto teatro. E sai, con le compagnie piccole più o meno è una cosa simile. Il problema è che quando fai teatro col furgone ti portavi anche le scenografie, certo. E monta le scenografie, e quindi arrivi 6 ore prima, se va bene, quindi viaggia, magari fai 2 ore, quindi viaggia 8 ore prima, poi arrivi lì, monti le scenografie, non ti fermi, nel frattempo ti sei dimenticato la tua parte. Giusto. E quando sei sul palco stanco, sudato, brutto, sporco, e devi fare devi fare quello per cui sei lì. Quello per cui sei lì, e poi tu devi smontare tutto e tornare a casa. Quindi capisco la fatica di un musicista. A volte, secondo me, i musicisti sono ricevono poco rispetto a quello che c'è dietro di lavoro e sacrificio. È anche giusto, perché poi quando ci si riesce è sicuramente uno dei lavori più belli che si possano fare, perché comunque insomma in cui ci si esprime dal punto di vista artistico, quindi bisogna fare fatica per arrivarci, perché poi quando ci si arriva è bello e bisogna anche essere bravi a mantenere poi quello, soprattutto perché poi un attimo farsi prendere, perdere la testa, farsi prendere, credersi arrivati. Infatti. O un litigio che ti fa saltare tutto. Allora, adesso leggiamo qualche domanda che ci avete fatto voi, ragazzi, giusto per non aspettare troppo tempo per leggerle. Ma prima, momento Max Quiz. Max Quiz è il libro che ha scritto Giuseppe. Ok, yes. Con tutti i quiz, che è disponibile su Amazon, la cifra che non conosco, io l'ho comprato ma non mi ricordo. Ok. È bello perché ci sono un sacco di quiz. Momento Max Quiz, tu mi dovresti dire un numero da 1 a 60. Dai. E io ti farò una domanda. Io, essendo ignorantissimo, andrò a leggere le risposte, poi che ci sono sul fondo, perché... Allora, facciamo la 38. Le abbiamo fatte a tutti, eh? Tranne, no, che, eh.
tranne che a Deborah non ha voluto farle perché non voleva fare brutte figure. Perché Deborah poi con Max ci passa tanto voglio tempo. Voglio dire che non sapevi esatto. Certe cose. Allora, 38, quale canzone cantarono Max Pezzali e Gianluca Grignani nell'album Una strada in mezzo al cielo? Ti do 4 opzioni. Ah, okay. Primo treno per Marte, Destinazione Paradiso, la fabbrica di plastica o La mia storia tra le dita? Se vuoi te le posso rileggere. Ma spero che sia La mia storia tra le dita, però... Se vuoi te le rileggo. Rileggimele, va. Allora, potrebbe essere primo treno per Marte o tutte le altre? Diciamo primo treno per Marte. Allora, aspetta che controllo. Ed è giusto! Hai visto? Complimenti. Vedi che sei preparato anche tu? Vedi che ma sai perché non ce l'ho perché poi c'è il riferimento al treno, che è una canzone di Max, effettivamente. Vedi che ti è venuta subito in mente. Te ne faccio altre due, tanto vedo che le sai, quindi... Vai. Scegli un altro numero, la tua scelta tra 1 e 60? 50, numero... 50, ero già qui, perfetto. Nell'album... Antonio, fammi salutare il mio amico Antonio. Vai, anzi, se tutti quelli che tu vuoi leggere e salutare nel frattempo... Sì. Nell'album Uno in più, quali canzoni suonò al basso Saturnino? Beh, caspita, qua il basso... Questa la so ed è, credo, perlomeno poi ti spiego perché, che dovrebbe essere La regola dell'amico, giusto? Ma probabilmente anche quella nell'album ma nell'album quella... Uno in più? No, forse non è su Uno in più La regola dell'amico. No, allora facciamo una cosa, ti dico la risposta di questa così poi tu mi spieghi quell'aneddoto. Cioè, che poi Saturnino ha collaborato tanto con Max, tanto che poi durante alcuni concerti veniva anche lui a suonare e suonava La regola dell'amico perché l'ha incisa lui originariamente, e volevo giustamente farti capire che per uno che non è un bassista virtuoso dover imparare a suonare un pezzo fatto da Saturnino... Perché sarà mica bravo Saturnino, suonerai basso. Esattamente. Forse era meglio fare un pezzo dei Red Hot Chili Peppers. Addirittura! Vabbè, la regola dell'amico è un pezzo bello impegnativo dal punto di vista bassistico, perché comunque c'è tanto groove, tanto funk e tante note una dietro l'altra. Però, diverti, quindi. Ce l'abbiamo fatta, sì. Ovviamente, ho dovuto semplificare un po' la parte anche, sempre per quella questione dell'acustica dei palazzetti. Per i palazzetti? Ragazzi, sì. Non posso portare il mio basso a 8 corde. Attenzione, ho i Lola Play che mi sgridano perché non ho studiato. Ragazzi, ma non... No, ho studiato, ma stava parlando... No, ho studiato, adesso poi non gli ho neanche letto le opzioni. Giusto. Quindi l'album Uno in più. Quali canzoni sono al basso Saturnino? Allora, Essere in te e Uno in più. Cloro e So che tu sai. La lunga estate caldissima. Noi parte 2 e Come deve andare. Ah, quindi Cloro e So che tu sai. Non so, aspetta che controllo. No, certo, sì, ma lo sapevo, che quando mi hai detto Saturnino ho subito pensato a questa aneddoto del tour. Ma non so come fai, ma hai indovinato anche questa. Cioè, ci metto un po'. Devo catturare. Complimenti ad Anna De Rita che ci chiede come rivedere la live. La live rimane sia su Facebook... Spero che sia di buona qualità perché vedo che ci sono un po' di problemi di collegamento e non vorrei che perdesse dei pezzi, ma la live rimane anche nelle IGTV qua su Instagram, rimarrà tra i post di IGTV e qua della pagina di FM Pezzali. Facciamo la terza e ultima domanda qua presa. Che Cloro so che tu sai è una collaborazione che fece con Jovanotti anche, ci scrive Gabri. Vedi? Perché Max e Jovanotti sono... Sono fratelli. Praticamente sì. Dai, l'ultima che ti faccio presa dal Max Quiz. Con la 12. Eccola qua. Tra l'altro, tutti prendete domande che non abbiamo già fatto, è perfetto. Molto bene. A parte che io ho una memoria di una marmotta, quindi magari l'abbiamo anche già fatta, ma io non me la ricordo. Allora, 12. In quale anno è stato pubblicato per la prima volta il brano Dimmi perché? Ahia. Allora, vai con le opzioni. 1992, 1994, 1996 o 1998?
Ma fammi ricordare, Pensaci, eh. 1996. 1996, guardiamo se è lui. Ed è esatto, giusto! Luca Serpenti, veramente una conoscenza smisurata, Giustamente mi smisurata. scriveva: ammazza che sfiga, tutte difficili, Sì, concordo, caro tutte quelle Giuseppe. più. Effettivamente non mi è andata benissimo, però Però ti sei difeso alla grande e non ne hai sbagliata una. Credo eh sì, vabbè, ho un po' carburato, ma che per messaggio privato ti arriverà il mio IBAN per il regalo di Natale. per il regalo di Natale. Allora, dai, intanto leggo qualche domanda che ci è arrivata da voi, che vedo, ne vedo un po'. Un pop. Allora, beh, dai, questa è carina perché Lucy. Prima vedevo che, non mi ricordo se era Lucy stessa o qualcun altro, diceva: Max è interistissimo. E qualcuno chiedeva se tu per caso tifi Bari. Eh beh, sì, io essendo barese, diciamo che il mio cuore va a la Bari, perché si deve sapere che è la Bari, non il La Bari, Bari. a Bari. E ovviamente, se non ricordo male, c'era anche un gemellaggio con l'Inter, quindi ai tempi, o se non c'è tuttora, questo non lo so perché non sono un enorme appassionato di calcio, però ovviamente il cuore è Qualche sempre partita sei andata fiammoroso. a vederlo? A vederlo? Sei andato a vederla? Sì, certo, anche sì, poi ho un grandissimo amico che collabora proprio con la squadra di calcio del Bari, quindi mi invita spesso e volentieri allo stadio per vedere le partite. Poi adesso il presidente del Bari è il signor De Laurentiis figlio, quindi diciamo che il Bari sta vivendo un periodo di Perché grandissimo sport. era arrivato al fallimento, hanno avuto dei grossi problemi Sì, hanno avuto di... dei grossi problemi con la gestione della presidenza, penso l'ultima prima di questa qui, Strano però perché nel calcio non succedono queste cose. quando Non capitano. girano tanti soldi è facile che poi ci sia È un attimo. qualche casino, eh sì. E Ah, guarda qua, ci sono delle domande che arrivano anche dalle storie. infatti, Gioia ci vedi. aveva chiesto quale canzone di Max 883 ti sarebbe piaciuto comporre. Ah, la dura legge del gol, perché come dicevo prima, è proprio un pezzo che mi piace dal punto di vista armonico, di come arriva il ritornello, molto bello anche il testo, ha quella giusta commistione che c'è tra malinconia ed emozione positiva, non lo so, è un pezzo che secondo me ha una grandissima alchimia sia quando lo senti che quando lo suoni. Quindi Chiedevano ovviamente. anche su quale ti impegni maggiormente suonando il basso, mi sembra che ne abbiamo risposto prima, Beh, quando su sì, quel devo dire pezzo lì. che l'intro della regola dell'amico è un pezzo che ho sbagliato varie volte Quando durante la mia vita. inizia, tu alzi le mani e dici: ragazzi, sapete Sì, già. cioè, con Ernesto Ghezzi, che immagino ci avrei avuto a che fare, era un continuo scambio di sguardi, anche se eravamo lontani sul palco, perché Con era Ernesto ci proprio. abbiamo appena avuto a che fare, persona Esatto, splendida anche lui. Ecco, certo. Che siamo ormai diventati fratelli, praticamente. interista mi pare anche lui. Adesso non vorrei Penso confondere. Sì, vabbè. Sì, è di sì. interista, sì, è interista perché poi è venuto fuori perché lui conosce Michele Monestiroli, Ok, certo, sì. cioè si conoscono, okay, quindi Juventini interisti sono venuti a fare un po' Vabbè, no, certo, è di un'immagine. spottò. Senti, a proposito di Michele Monestiroli, tu di produzioni elettroniche, conosci il progetto che sta lanciando, che ha appena lanciato, Cat Paradox? No, lo conosco di nome, però ancora non. Cioè, l'ho sentito nominare più volte, ma non ci sono ancora concentrato. No, Sei. ho detto io una cretinata, mi sono invertito io. È Juventino Ghezzi e Monestiroli è Giusto, giusto, interista. è vero, No, vero, perdonatemi, io mi sono confuso perché stavo è pensando vero, già ad addio. altro. Anche perché se mi sentono mi ammazzano. No, è gobbo come me, è gobbo come Giusto, me, è vero, Ernesto e Michele invece è cioè, ma interista, sai giustamente. quante cene si è perso per vedere la Juve, Ernesto, durante i tour? Preferisce seguire la squadra piuttosto che la panza. Che gli fa anche bene, cioè dovrei farlo anch'io questo qua, perché vabbè. ultimamente sto seguendo più la panza che altro. Ma ti dicevo di quel progetto, allora, visto che non l'hai seguito, avremo magari l'occasione di riparlarne. Allora, Se te lo vuoi andare a sentire, io l'ho sentito anche in anteprima, adesso stanno uscendo, sono usciti i primi due singoli. Anzi, oggi usciva forse il secondo singolo. È molto, molto, molto. A me piace molto. In stile Daft Punk. Ah, fantastico. Allora non possiamo che andarci d'accordo. Infatti, quando ho sentito di musica elettronica e ho sentito che parli di produzioni di quel tipo, probabilmente. Ecco, Giuseppe anche lui l'ha potuto sentire in anteprima.
e l'album è veramente, veramente merita tanto. Quindi io. Andremo ad ascoltarlo. Eccolo qua, trovato la pagina Facebook e arriverò a tutto quello che c'è da. Perfetto. Poi ti mando anche privatamente qualche link, così ci arrivi più facile. Vado avanti a leggere qualche domanda. Vabbè, qual è il brano più complesso da suonare? Ovviamente ci chiede Offerte Music, qual è il brano più complesso da suonare? Ne abbiamo già Dal punto di vista parlato. bassistico, ovviamente, quando c'è Saturnino di mezzo c'è da sudare. Piran. Oh, porca miseria, difficilissimo. Piran Giampietro. Ah, Sì. Piran Giampietro. Ok. Nonostante musicista e produttore, di quale canzone di Max ricordi tutto il testo, se c'è? No, guarda, allora, i testi li ricordo praticamente quasi tutti, perché ovviamente suonando ti parte la voglia di cantare e ci sono state ovviamente occasioni. Che ti dicono di non cantare, ti dicono no. Sì, però siccome non ho il microfono io sul palco, Tu posso puoi. lasciarmi andare perché fa anche un po' scena che, sai, il bassista se la canta un po', eh. Ci sono dei concerti che ho finito senza voce, cioè a questo livello. Ovviamente se avessi avuto il microfono sarebbe stata ben altra storia, È come però quando no. l'Aventura, che era giudice X Factor, cantava e non si Esatto. sentiva, ma poi riprendevano apposta il microfono e la facevano risentire stonata dopo. Sì, anch'io. Grazie al fonico Alex, ho un po' di registrazioni anche di cori di Ernesto, cioè ce n'è di tante Vi registri. divertite, caspita. Vabbè, per forza. E Sì. il pezzo di cui ti ricordi tutto è tutti praticamente. Dall'Universo Tranne Noi, ovviamente quelli che conoscevo quando ero, cioè dei primi dischi, li so praticamente tutti a memoria, ma anche prima di fare il tour, cioè alla fine, ripeto, sono fan quando ero più giovane sono stato un grandissimo fan degli 883 e quindi Quindi fa parte del tuo conosco. DNA. Sì. No, che poi c'erano anche alcuni testi di cui non capivo bene le parole, pensavo fossero altre, e poi durante la tournée, leggendo il Goal, allora dici, Ah! va bene, sì, da Ecco! sud-ovest-est c'è qualche frase Vabbè, ma anche che... perché Max ha questa grandissima capacità di rigirare accenti, ritmi No, delle certo, quella parole è una delle sue caratteristiche e per le quello. incastra. Effettivamente certe cose potrebbero attaccarsi in maniera. Anche a me capita di aver cantato delle cose convinto che fossero quelle cose lì e poi erano Lancio tutt'altro. qualche peso al cantinero, cioè che non è proprio... Sì. Ah, ecco cosa diceva. In periodo di in palestra uno che gli ha già un No, ovvio, peso. sì, no, poi, cioè, ce n'era un po'. Poi, tournée più bella è perché, ma io azzarderei Bari, però magari, cioè, tournée Allora, forse con il delle tournée concerto. intere, sicuramente Max 20 è stata, perché è stata anche la prima, è stata, diciamo, l'inizio del percorso con Max, quindi la ricordo con grandissimo affetto e voglia di poterla rifare. Se potessi tornare indietro nel tempo, sarebbe uno dei momenti a cui vorrei andare. E invece, beh, ti devo dire che le date, quelle di Milano al Forum, sono state probabilmente tra le più emozionanti, perché, cioè, suonare dove vivi con tanta gente che conosci e il forum comunque, cioè fai conto che qualche mese prima di iniziare il tour sono andato al forum a vedere i Nine Inch Nails, che sono uno dei miei gruppi di riferimento, e poi ritrovarsi lì su quel palco con tutta quella gente che so, su Tieni il Tempo, dove tutti iniziano a saltare, vedi questa marea di persone, è una sensazione Cioè, tu sapevi incredibile. già che avresti suonato lì a distanza di. Eh beh, sì, perché... Quindi no, beh, fai avevi conto... chissà che emozione, chissà che pensieri che venivano lì da Sì. fan che dicevi, cioè, io avrò questi qua davanti. Sì. Mamma. Anche okay, poi la cosa bella è che quando al Forum di Milano di date ne abbiamo fatte tante, perché poi anche all'interno della stessa tournée ce n'è stata più di una. Quindi aver suonato 6-7 volte al Forum, quando poi vai a vedere gli altri concerti, il Forum lo vedi in maniera diversa, perché... Entri da dietro, scopri tutti i passaggi, cioè diventa un po' un posto dove sei stato già altre volte in altre situazioni, quindi la vedi un po' come una roba tua. Ma a tal proposito, la tua reazione adesso a San Siro al fatto che sia stato annullato il concerto? E beh, quello è un gran dispiacere. Devo dire che in questa occasione non avrei suonato io, perché hanno chiamato a suonare un altro bassista che è tecnicamente molto più bravo di me.
ma anche hanno proprio deciso per quel concerto lì di avere una sessione ritmica diversa per chiamare appunto musicisti che immagino dovranno registrare il live, quindi non ci possono essere errori e deve essere tutto suonato. Però per esempio io avrei dovuto fare con Max una diretta per Radio Italia, che ovviamente è saltata anche quella perché era prevista per marzo e a causa del coronavirus sempre non si può. Però saresti andato a farti un giro sarei stato sul palco con loro, cioè ovviamente è la squadra no dire. Certo, certamente sì cioè, però insomma immagino che la data verrà recuperata, quindi niente. Gioia dice rinviato, non annullato. No, ma infatti è semplicemente rinviato l'anno prossimo. Sì, questi sono anche simpatici cavilli di Ticket One, perché adesso mi stanno girando anche le balle su questa cosa qua dei biglietti, e non poco a me, perché io avevo comprato dei biglietti per Ferro, per Tiziano Ferro. Vabbè, so di persone che li hanno comprati per Paul McCartney. Sì, no, Paul McCartney l'ha annullato e basta, niente da fare. Vedere. Spendendo una barcata di soldi pure, perché sì. 150 euro a biglietto, e gli dicono no ragazzi, vi diamo i voucher. No, io gli mando i miei soldi. Infatti, poi perché poi cioè forse guarda, il concerto lo devi avere pazienza, lo vedrai tra qualche tempo. Sì, sì. Capire. Però se uno vede Paul McCartney non è che ci saranno molte altre occasioni. Vabbè, perché mi dai buoni pasto per cosa? Quindi Ma dai, però uno si può rincuorare, perché con quello che ha speso per un Paul McCartney magari ci può vedere tre concerti, quindi col voucher. Sì, prendiamola positivamente, dai. Sì. Beh, l'importante è che la musica non si fermi. L'importante è che poi, insomma, mettendosi anche nei panni di chi organizza i concerti, immagina che batosta che deve essere sì, stata. Sì, però lo trovo un pochino, non lo so, ancora una visione un po' distorta. Secondo me i musicisti hanno tutto il diritto di essere anche preoccupati, perché il mondo della musica è preoccupato, ma gli organizzatori... è come dire un venditore, tu sei un negozio, uno ti riporta dietro un articolo, non puoi obbligarlo a ridargli un coupon. Se quello rivuole i soldi, gli ridai i soldi. E non capisco questa situazione un po' strana. Ma sai, molte volte gli organizzatori pagano gli anticipi agli artisti, quindi comunque i soldi ne tirano fuori anche prima. Però qua parliamo di concerti annullati giugno, cioè ormai si è fermato. Però no, vabbè, chissà. Senza andare troppo lontano, anche guardando, che non so, le compagnie aeree o i treni che... Sarà viaggio prenotato, ok, ti diamo un buono per farne un altro. Chissà anche quello per me è intollerabile. Perché un voucher che scadono dopo 6 mesi o dopo un anno. Quindi... Oppure io dico, cioè l'aereo non è proprio partito, non hai speso neanche la benzina, quindi ridammi i miei soldi. No, perché ti devi tenere un servizio che non ho minimamente utilizzato. Allora, c'era una domanda che era venuta fuori qua e che avevo visto anche... da un'altra parte, ma me la sono persa, forse era qua nelle domande. Ah no, c'era Giuseppe che da Leccese ti perdona, lui è Leccese, tu sei Barese. Ah sì, c'è questa vecchia diatriba calcistica di Bari Lecce, che però secondo me è un po' di tempo che le squadre non sono più nella stessa categoria, quindi penso si sia un po' spenta. Perché chi è sopra e chi è sotto? Penso sia sopra il Lecce, se non... Okay. Sì, no, il Bari è ripartito proprio dal fondo. Rifondato da zero. Sì, 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 sì. Io ho un carissimo amico che è delle tue parti originario, di Corato. Ah, ok. Quindi anche lui, barese, cioè lui ti fa Bari anche lui. Che poi, cioè, se uno ti fa Bari dopo gli anni, dopo gli ultimi anni, che comunque il Bari non è stata una squadra, vuol dire che è proprio innamorato. È tifoso. Capito? Cioè... Ti ricordi qualche pazzia... particolare del dice stai in A in Lecce, Lecce in A, il Bari in C. Ragazzi, io ho detto che sono un tifoso della domenica, ma di quelli così calcio ci piace, ma non... Io sono il tifoso vinciamo, perdono. Okay. E se pareggiano proprio manco. Sì, poi lo Juventino, diciamo che un po'. Mi aspettavo questo. L'aspettavo. Se lo può permettere. Cioè... Quindi, nel senso che dico spesso vinciamo. Io, la squadra e l'arbitro. Esatto. Cioè, entriamo in un mi campo. Mi piace scherzare su queste cose, perché tiro dentro di tutto. Poi. Ti ricordi qualche pazzia particolare di qualche fan, di qualche persona che hai visto vicino a Max? Allora, la cosa bella è vedere in molti casi sempre la stessa persona, sempre nello stesso posto, in ogni data del tour. Quello
è una cosa che mi fa sempre abbastanza... Che a certo punto dice un cartonato, è finito. Perché penso che invece no, è quella lì. Per il resto, devo dire che i fan di Max sono molto tranquilli, molto simpatici. Anche noi abbiamo fatto amicizia con un sacco di fan che poi alla fine ci salutavano per nome, abbiamo fatto un sacco di foto, cioè ci siamo diventati poi amici anche sui social, quindi devo dire che... E invece ho visto, se non ricordo male, l'estate scorsa c'è una fan di Caparezza, non so se l'hai vista, che è questa signora, diciamo, abbastanza in là con l'età, che va ai concerti di Caparezza, si mette in prima fila e durante tutto il concerto legge un libro. No, davvero? Sì. È una roba favolosa, ci sono... Ma come... No, questo ti giuro che me la segno perché la vado... Sì. È da cercare perché... Caparezza, libro. Sì. Libro. Prima fila, libro. Cioè, vedi, allora, tu vai a vederti Cat Paradox di Michele Monestirali, esatto. Io mi vado a vedere questa cosa di Caparezza. Mi sa che va meglio a me, sinceramente. Sicuramente va meglio a te. Tanto siamo arrivati allo scadere dell'ora, tra poco si tronca la live, poi so che probabilmente anche tu con gli impegni che hai da papà. Esatto, è scatta l'ora delle mangia, vieni, presto, apprendilo. Sì. Va della serenità di domestica. Allora, io ti volevo ringraziare per la tua simpatia, gentilezza, professionalità e tutto quello che hai dimostrato, accettando. E in questa live che abbiamo fatto insieme e davvero in bocca al lupo per i progetti. Io adesso mi andrò a godere proprio tutto il progetto dei Serpenti. Sì, guarda, se basta cercare Serpenti Musica o Serpenti Band sia su YouTube che su Google, compare il faccione mio e della mia socia. Va bene. E dobbiamo fare però, questa è una cosa che era molto carina, piace ai grandi e piccini, dobbiamo fare il momento foto, il momento selfie, in cui facciamo una faccia molto sexy. Ok. La faccia più sexy che abbiamo per immortalare questo momento. Te la senti al 3? Certamente, ma sento. La Magnum proprio. La Magnum, va bene, ci proviamo. Allora, 1, 2, 3. Eccessivamente sexy, direi anche. Io so che qua è partito qualche ormone in chat, quindi... Ho sentito quell'urlo femminile. Quello che io non sento da... Va bene, Luca, io ti ringrazio davvero di cuore, un in bocca al lupo al vostro progetto, ovviamente, e poi al lupo. Grazie mille a voi, insomma, fa sempre grande piacere parlare di quello che alla fine è la mia passione, quindi vi ringrazio. È stato un grande piacere, un abbraccio. A presto. E alla prossima. Saluti a tutti. Ciao Luca. Ciao. Serpenti Music è l'account di Luca Serpenti, quindi andatelo a seguire. So che l'orario, questo qua delle 19, l'orario della cena, non è il più comodo per tutti, però attenzione che la live la ritrovate nei post qua di FM Tezzali. Attenzione, Giuseppe, non cancellarlo, perché io adesso appena chiudo la live lo metto lì con l'anteprima e non cancellarlo, lascialo tra i post che la gente se lo può vedere. Grazie Gabri a te per esserci stata, grazie Lucy, grazie Max Pezzali Forever, grazie a tutti ragazzi, se non vi ho citati vi chiedo scusa. Ciao Enrico, ciao Gabri, ciao insomma, vabbè, tutti quanti, manca poco meno di 2 minuti per salutarci. Ci diamo appuntamento alle prossime live qui su FM Pezzali. Mi raccomando, voi continuate a seguire il profilo, continuate a seguire gli sforzi che vengono fatti ogni giorno per portare a casa la pagnotta. Non è vero, perché non si porta a casa la pagnotta con un profilo Instagram, ma comunque voi continuate a seguire quello che succede qua su FM Pezzali e quello che succede nel mondo di Max, perché porca miseria, chi l'ha detto che poi non possano arrivare concerti quando meno ve l'aspettate, giusto? Allora ragazzi, buona serata, grazie ancora. La prossima live dobbiamo farla io e Giuseppe, ma Giuseppe non vuole comparire, se no gliene farei un paio di domande a Giuseppe, il papà di FM Pezzali. Comunque rimanete qui, un saluto, un abbraccio, venitemi a trovare anche su Viva gli anni 90, seguitemi come sul mio profilo Edoluz. Un abbraccio a tutti, grazie ancora a Giuseppe per l'occasione, è stata una bellissima esperienza anche oggi. E grazie a voi che ci siete sempre. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao!